corso di laurea magistrale in psicologia dello sviluppo e dei processi educativi si fonda sulla convinzione che il bambino di oggi è l'adulto di domani, è il cittadino di domani. Occorre quindi dare risorse e attenzione al bambino oggi affinché possiamo immaginare il nostro futuro, pensare al nostro domani. Molti studi infatti dimostrano che offrire supporto al bambino e al contesto educativo, scolastico, familiare in cui il bambino cresce consente di prevenire possibili disagi futuri e offre al bambino tutti quegli strumenti che gli consentono di affrontare le difficoltà alle quali potrà andare incontro nel corso del suo percorso di vita. Il corso di laurea magistrale in psicologia dello sviluppo e dei processi educativi offre quindi una formazione specializzata nel supporto, nella prevenzione e nell'intervento rivolti al bambino e ai contesti educativi, scolastici, familiari nel quale il bambino si sviluppa. Per accedere a questo corso di laurea è quindi necessario avere una laurea triennale, non necessariamente in ambito psicologico, 88 CFU, quindi crediti formativi universitari in ambito psicologico, e un livello di inglese pari al livello B2. Gli sbocchi professionali che sono offerti da questo corso di laurea non si limitano all'area clinica, quindi ad esempio al supporto e all'intervento nel caso di disturbi del neurosviluppo, ma si estendono anche all'area socioassistenziale, pensiamo ad esempio alle comunità per i minori, e all'area educativa scolastica, quindi agli interventi a supporto rivolti a tutte quelle figure che popolano le nostre scuole, i nostri centri educativi, quindi non solo gli studenti, ma anche gli educatori, gli insegnanti e i genitori. Questo corso di laurea magistrale offre anche allo studente la possibilità di personalizzare la propria formazione, quindi lo studente può scegliere molti degli esami che dovrà sostenere durante il percorso di laurea, ben 5 su 11 esami sono a scelta. Lo studente può scegliere tra diverse attività di laboratorio, può scegliere diversi percorsi di stage interni al dipartimento e esterni al dipartimento e può anche scegliere tra un'iscrizione part-time e un'iscrizione full-time. L'iscrizione full-time è quella a cui siamo abituati, il corso di laurea dura quindi 2 anni. Nell'iscrizione part-time la durata del corso di laurea è estesa a 4 anni, quindi le attività formative devono essere portate a termine nell'arco di 4 anni anziché nell'arco di 2 anni. È quindi pensato per gli studenti lavoratori che in questo modo possono portare avanti la loro attività professionale, lavorativa e nel contempo affinare la loro preparazione, la loro formazione in ambito psicologico in un'ottica di formazione continua e di alta qualità.